proviamo a dare un piccolo cappello a quello che poi andrò a dirvi in seguito. Abbiamo sentito stamattina delle relazioni veramente interessantissime, veramente belle, che ci parlano sempre più frequentemente di fisica, di biofisica e di biofisica quantistica. Allora noi, credo, ed è il motivo per cui siamo tutti qua ad ascoltarci vicendevolmente, è che probabilmente abbiamo a disposizione uno strumento, uno strumentino, questo famoso S-Drive, che potrebbe diventare, o diventerà, o è già così, in buone mani, una specie di fonendo del medico che impiega anche la biofisica, la biofisica quantistica. Una specie di sigmomanometro, cioè uno strumento necessario a rilevare alcuni parametri importantissimi che ci permettono poi di fare una diagnosi corretta e di intraprendere un probabile percorso di cura. L'importante è saperlo usare bene, perché ecco perché siamo qua tutti quanti insieme. Siamo qua a cercare di capire se abbiamo fra le mani uno strumento valido oppure uno strumento che si rivelerà poi in futuro un flop. Io non ci credo. Credo che dobbiamo avere la mente aperta e imparare ad usare bene questo strumento e a recepire più che possibile quello che quelli più esperti di noi, sicuramente di me, ci potranno e cercano di trasmetterci ogni volta che ci incontriamo. Il compito di chi ne sa più di noi di fisica quantistica è quello di trasmetterla a noi. Quindi non è che noi dobbiamo lasciare un po' di spazio nel nostro cervello, ma loro sono responsabili del fatto che devono riuscire a trasmettere a noi l'importanza di questo aspetto della biologia e della biofisica. Quindi rimandiamo a loro questo compito e lasciamo a noi poveri ignoranti di medici o di operatori della sanità il compito di avere a che fare con i pazienti. Allora, proprio per questo discorso qua che vi sto facendo adesso, noi cerchiamo adesso di tornare coi piedi per terra, perché poi noi veramente abbiamo di fronte a noi delle persone che hanno fiducia in noi stesso, pongono la loro fiducia in noi, si aspettano che noi cerchiamo, facciamo tutto il possibile per aiutarli a risolvere il loro problema, perché ci troviamo spesso di fronte a persone veramente tristi, ammalate, depresse, disperate, e avere fra le mani qualcosa che ci aiuta a fare un qualcosa di buono per loro è veramente fondamentale. Ecco perché sarà sempre più importante riuscire a trasformare le belle idee teoriche in qualcosa di pratico, in qualcosa che ci permetta di agire nella realtà. Sono bellissime le teorie, è bellissima la scienza teorica, ma noi dobbiamo cercare anche di applicarla nel quotidiano, altrimenti rischiamo di non riuscire a creare un impatto giusto tra la nostra conoscenza e quello che facciamo ogni giorno. Questo non è un compito facile, è un compito difficilissimo secondo me. Perché un conto è aver scoperto la teoria della relatività e un conto è dire guarda che io ti curo il mal di pancia con la teoria della relatività. È veramente molto difficile. Adesso smetto di predicare e cerco di venire al pratico. Allora, ogni volta che noi parliamo di salute, noi, vi siete accorti anche adesso, parliamo di infiammazione. Il processo infiammatorio è un processo insito della natura stessa della vita. Noi, esseri umani o animali, non potremo sopravvivere senza l'infiammazione. L'infiammazione è quella che ci permette di sopravvivere e di rispondere a qualsiasi tipo di insulto esterno, che si tratti di un virus, di un batterio. Dottore, non c'è più l'audio. Ha zittito il microfono.
Non la sentiamo ancora? Beh, mi sentite Perfetto. Adesso? Benissimo. Allora, cercavo di dirvi che l'infiammazione è un processo fondamentale per la nostra vita. Senza il processo infiammatorio, senza la sequela infiammatoria, noi non potremmo rispondere agli insulti esterni e moriremmo. Quindi, quando noi parliamo di infiammazione, parliamo della risposta di base che noi siamo capaci di mettere in campo per riuscire a sopravvivere, per riuscire a rispondere agli insulti dell'ambiente esterno o anche interno. L'infiammazione, come si evince da questa diapositiva, però deve essere equilibrata, deve essere giusta, perché se noi affrontiamo una curva ad una velocità eccessiva, rischiamo di uscire di strada. Se la affrontiamo troppo lentamente, non arriviamo quasi da nessuna parte. Quindi l'infiammazione deve essere adeguata, equilibrata, deve essere dosata, deve essere quella giusta. Allora io vi propongo, soprattutto, voi immaginate di avere di fronte a voi il vostro paziente che è venuto da voi per qualsiasi motivo e a cui voi avete somministrato un test del capello. Io vi prego di naturalmente tenere in considerazione tutto, ma mai dimenticare quello che è il controllo dell'infiammazione, perché questo è un problema fondamentale, di base, che precede ogni altro discorso che noi possiamo fare riguardo alla salute e al possibile recupero della stessa. Allora, parlandovi di infiammazione, io come sempre ho cercato di fare quando ci siamo sentiti, vi propongo tre strade da seguire, tre rami principali: dare un'occhiata alla barriera intestinale, dare un'occhiata alla lipidomica e dare un'occhiata a quello che è il mantenimento dell'equilibrio acido-base. Se noi riuscissimo ogni volta che ci troviamo di fronte a un paziente a valutare nella maniera corretta questi tre capisaldi, di conseguenza riusciremo a dare ai nostri pazienti delle fondamentali per riuscire a recuperare e mantenere la salute. Quindi vi raccomando, ogni volta che voi vedete un paziente, immaginatevi queste tre strade. Devo cercare di mettere a posto la barriera intestinale, perché non c'è salute generale senza la salute dell'intestino. Sembrano banalità queste, ma guardate che sono fondamentali. Non c'è salute generale senza la salute dell'intestino. La lipidomica, perché la lipidomica è la base stessa dell'infiammazione, oltre che di altre cose, ma noi adesso parliamo di infiammazione. E il mantenimento del pH è un altro pilastro, in quanto che noi ormai sappiamo per certo che diete squilibrate che vanno ad acidificare il nostro metabolismo, alla lunga ci procureranno assolutamente dei grossi fastidi. Molto brevemente, tutti voi sono sicuro conoscono la leaky gut. Tutti noi sappiamo che l'intestino, la barriera intestinale, ha una doppia funzione. Quella di assorbire i nutrienti, che naturalmente è fondamentale, ma altrettanto fondamentale è quella di funzionare da barriera, cioè impedire alle sostanze che non devono passare la barriera intestinale di passare. Questo però succede, e senza entrare nei meccanismi che provocano questa situazione, noi diciamo che quando ci troviamo di fronte ad una lesione della barriera intestinale, noi improvvisamente e immediatamente perdiamo lo stato di equilibrio e di buona salute. Possiamo dire che passiamo da una situazione di pace, di tranquillità, ad una situazione di infiammazione importante, quindi di guerra. Vi faccio un esempio molto semplice. A un certo punto, come abbiamo detto prima, la barriera intestinale si rovina. Vado veloce perché sennò non riesco a dirvi tutto quanto. Certo, sarebbe interessantissimo dire cos'è che rovina la barriera intestinale, ma avremo occasione di ritornare su queste cose qua. Comunque succede sempre più spesso che noi lesioniamo la barriera intestinale. Quindi sostanze che non dovrebbero passare questa barriera passano.
Naturalmente voi sapete che attraverso il sistema portale queste sostanze sono obbligate ad arrivare al fegato. Le prime cellule che queste sostanze estranee incontrano prima di arrivare al fegato sono delle famose cellule immunocompetenti, le cellule di Kupffer, sono degli specie di precursori di macrofagi. Poi torneremo su questo aspetto del macrofago. Questi macrofagi si accorgono che arrivano dalle sostanze estranee provenienti dall'intestino, cosa fanno? Mandano un allarme. E a chi lo mandano questo allarme? Lo mandano agli epatociti. Gli epatociti sono le cellule naturalmente del fegato, le principali cellule presenti nel fegato. E gli epatociti cosa fanno? Gli epatociti smettono di produrre albumina, globulina, quello che devono fare di solito, e si mettono a produrre citochine infiammatorie. Interleuchina 1, TNF-alfa, proteina C reattiva, e queste proteine proinfiammatorie entrano in circolo e vanno dappertutto nel nostro corpo. E arrivano, per esempio, nei neuroni. Arrivate nei neuroni, voi lo sapete che lì, per farvi un esempio di quello che può succedere, a un certo punto noi sappiamo che un meccanismo normale è quello che trasforma il triptofano in sostanze che ci permettono di affrontare la vita in maniera adeguata. In quanto voi tutti sapete che il triptofano viene trasformato in presenza di una buona metilazione, viene trasformato in serotonina e quindi in melatonina. Ma quando arrivano dal fegato queste famose citochine infiammatorie provocate dalla leaky gut, cosa succede a livello cerebrale? Che il triptofano non viene più trasformato in serotonina e melatonina in presenza di S-adenosilmetionina, ma prende un'altra via metabolica. Entrano in campo altri enzimi, come la aldoltransferasi, per cui il triptofano non è più trasformato in serotonina, ma in callicreine. E le callicreine cosa sono? Altre proteine infiammatorie. Proteine infiammatorie che naturalmente a livello cerebrale vi impediscono di avere una situazione di serenità e tranquillità e vi portano molto facilmente all'insonnia. Questo è stato un piccolo esempio, ma per farvi capire come tantissime nostre condizioni dipendono dal fatto che noi non poniamo mai abbastanza attenzione al rispetto e al recupero dell'equilibrio e della integrità della barriera intestinale. Ma passo velocemente a un secondo aspetto, che è quello della lipidomica. Quando si parla di lipidomica, che sono parole un pochettino complicate, anche perché poi entrano in campo veramente dei nomi e dei concetti di biochimica che sono un pochettino stancanti e che obbligano a uno sforzo mnemonico, ma è importantissimo, cercherò di dirlo in pochissime parole. Lipidomica naturalmente si rivolge in questo caso alla membrana cellulare, perché è di quel tipo di lipidi che a noi interessa in questo momento. E quindi voi capite come di nuovo facciamo riferimento ad un compartimento cellulare che è fondamentale per la vita, che è la membrana cellulare. La membrana cellulare, come mai sappiamo, è la mente della cellula. Il nucleo semmai sono le gonadi, ma la vera mente è la membrana. L'integrità della membrana cellulare è un'altra volta un requisito fondamentale per il benessere della cellula e della vita stessa. Noi troppo spesso dimentichiamo l'importanza della membrana cellulare. Crediamo che sia un aspetto da non prendere in considerazione. Il nostro caro amico Giorgio Spaggiari, professore, ci dice sempre che noi potremmo essere paragonati per certi versi ad una radio, no? Che si può sintonizzare su varie frequenze. E io credo a questa affermazione. Solo che se la radio è rotta e non funziona bene, non riesce a sintonizzarsi su niente. Se voi gli spaccate l'antenna o se voi rompete le schede interne o l'altoparlante, se la radio non funziona bene, non c'è verso di ricepire nessun tipo di segnale, né corpuscolare, né elettromagnetico, né energetico. Quindi direi che mantenere il nostro compito è quello di tenere la radio che sia funzionante, che sia ben funzionante. Il nostro compito, nel caso della nostra persona, è quello di mantenere delle membrane cellulari che siano veramente composte nella maniera adeguata, perché da questo dipende
dipendono gli aspetti più importanti della vita, dello svolgimento della vita. Quando si parla di lipidomica, si parla di sostanze che sono sempre lipidi ossidati, ma che prendono dei nomi molto particolari. Io ve li metto lì soltanto perché voi impariate un pochettino a capire che cosa sono e a tenerli un pochettino in considerazione, perché poi torneranno spesso nel nostro modo di esprimerci e serviranno poi in futuro a capire di cosa si sta parlando. Lipidomica vuol dire eicosanoidi, vuol dire leucotrieni, vuol dire autocoide, vuol dire prostaglandine, vuol dire comunque, ricordatevi che sono tutti nomi che fanno riferimento a degli acidi grassi di membrana che vengono trasformati in sostanze pro o contro l'infiammazione. Vi faccio un esempio adesso molto molto semplice, così en passant, di cosa sia la lipidomica vera e propria fatta su un eritrocita. E qui vi faccio vedere in questa schermata quelli che sono i principali acidi grassi che compongono la membrana cellulare delle nostre cellule. Questi sono dei fosfolipidi. Le membrane cellulari di tutte le cellule del nostro corpo sono composte da fosfolipidi. Parlare della membrana cellulare è un aspetto estremamente interessante, ci permette di capire molte cose della vita. In questo caso ci interessa capire come la composizione della membrana cellulare può influire sul buon funzionamento, sulla buona realizzazione di una corretta infiammazione. Ok? E da questa schermata vi posso dire che esistono degli acidi grassi saturi, poi vi dirò cosa vuol dire, degli acidi grassi monoinsaturi, degli acidi grassi poliinsaturi. Per esempio, negli acidi grassi saturi, su in alto, voi vedete che c'è l'acido palmitico. L'acido palmitico ormai tutti noi sappiamo che cosa significa e sapete quanto ormai anche l'industria alimentare ha posto l'accento su questo acido. Perché? Perché a forza di predicare che questo acido palmitico da solo, e ormai lo mettono dappertutto, non vi dico il perché, da solo questo acido palmitico, quando è troppo nelle nostre cellule, è pro-infiammatorio, pro-depressione, pro-cancro, pro-infarto. Ricordatevi queste parole perché non le dico io, ma ci sono fior fior di studi naturalmente che possono giustificare e sostenere questo che vi dico. Vedete che c'è un altro acido, che è l'acido elaidico, che non è un acido saturo, ma è un acido cosiddetto trans. Poi vi cercherò di dirvi che cosa vuol dire trans. Questo acido elaidico trans è un altro veleno potentissimo nelle nostre membrane cellulari. Anche questo da solo, come l'acido palmitico, è pro-infiammatorio, pro-cancro, pro-depressione. Quindi trovarvi di questi acidi grassi a vostra insaputa nella membrana cellulare delle vostre cellule, di quelle dei vostri pazienti, vi predispone a grossi guai prima o dopo nella vostra vita. Questo paziente, se voi notate, voglio farvelo notare in maniera veramente importante, voi vedete che a un certo punto c'è un secondo più, un acido arachidonico. Allora, questo per dirvi che l'acido arachidonico è il maestro della guerra. È quello che scatena l'infiammazione, sempre e comunque. E quando è eccessivo, ce n'è per tutti. Avere tanto acido arachidonico nelle nostre membrane cellulari significa essere costantemente in guerra. Vuol dire rispondere sempre in maniera esagerata a qualsiasi attacco esterno. E mi fermo, se no non riesco più ad andare avanti a dirvi il resto. Voi vedete che poi scendendo ci sono altri meno. C'è l'acido alfa-linolenico, che è il precursore degli omega 3. C'è l'acido eicosapentaenoico e il docosaesanoico. Vi faccio notare soltanto il secondo, l'acido eicosapentaenoico, che è un omega 3. E questo acido, mentre l'acido arachidonico è il maestro della guerra, questo acido, l'acido eicosapentaenoico, è il maestro della pace. Quando voi avete un acido eicosapentaenoico a buoni livelli nelle vostre cellule, voi molto facilmente, quasi certamente, avrete dei processi infiammatori equilibrati. Altrimenti no. Altrimenti voi continuerete a prendere farmaci, a andare dai medici, a cercare di capire perché non state bene, ma voi non starete mai bene. Questo signore, se voi lo vedete,
un indice omega 3, vedete nella quart'ultima riga, che è assolutamente troppo basso e a rischio enorme di problemi cardiovascolari, di fatto è dovuto fare 5-6 bypass. Voi vedete poi la penultima riga dove c'è scritto che il rapporto acido rachidonico di cui vi parlavo prima e EPA e cosa pentaenoico è 75 rotti. Guardate cosa dovrebbe essere al massimo 10. Difatti quest'uomo viveva con il cortisone. Avergli cambiato questa situazione nella sua vita gli ha permesso di superare tutto e di riuscire a vivere un sacco di anni e tuttora è vivente. Ma una situazione come questa, voi potete fare tutto quello che volete, potete andare a cercare, ma questa persona non potrà mai stare bene se voi non gli modificate questo assetto di membrana. Questa cosa qui ve la faccio vedere soltanto per dirvi come sia possibile andare a capire se uno ha una leaky gut attraverso la quantificazione degli anticorpi, delle immunoglobuline G presenti nel circolo, che si possono formare contro quelle che sono delle proteine alimentari di più largo uso e di più largo consumo. Questo paziente, per esempio, nonostante il quadro che avete visto prima, aveva comunque una buona funzionalità intestinale, non aveva particolari problemi di intolleranze alimentari e questo gli ha permesso, nonostante i problemi che aveva prima, di tirare avanti abbastanza recentemente nella sua vita. Se noi avessimo trovati, per esempio, non so, per farvi un esempio, degli anticorpi, delle immunoglobuline G di livello molto alto contro le proteine del bianco d'uovo, noi avremmo capito che queste proteine devono per forza essere passate dalla barriera intestinale, perché se no non avremmo formato degli anticorpi e quindi che la barriera intestinale era assolutamente ammalata, era troppo pervia, quindi era in leaky gut. Questo era solo per dirvi un po' l'esempio di come io sono riuscito in qualche modo a parlarvi adesso di lipidomica dopo aver fatto per anni questi esami sui miei pazienti. Torniamo a parlare un attimo di acidi grassi, di lipidomica vera e propria. Allora, gli acidi grassi sono delle lunghe catene idrogeno-carbonate che hanno funzioni pleiotrofiche, ma che hanno tutte una caratteristica comune. Questa caratteristica comune è quella di essere idrofobici. Non vanno d'accordo con l'acqua, e questa è esperienza comune, no? Hanno solo una possibilità, una parte carbossilica, che è quella che è carica elettricamente. E questa parte carbossilica, questo COOH, è l'unica parte della molecola di acido grasso che può entrare in contatto con l'acqua. Proprio per questo motivo qua, gli acidi grassi hanno trovato il modo di mettersi insieme nella membrana cellulare, creando dei doppi strati in cui le terminazioni idrofobiche si mettono vicine e quelle che invece sono idrofili si possono mettere a contatto con l'interno e con l'esterno della cellula, creando così la doppia parete cellulare. Come si distinguono questi acidi grassi? Si distinguono in saturi, acido grasso saturo, acido grasso monoinsaturo e acido grasso poliinsaturi. Quelli che ci interessano di più sono gli omega 3 e gli omega 6. Cosa vuol dire acido grasso saturo? Acido grasso saturo vuol dire un acido grasso che non ha doppi legami, in cui ogni molecola di carbonio è legato ad un atomo di idrogeno. Se noi però portiamo via la nostra catena idrogeno carbonata due atomi di idrogeno e quindi due elettroni, i due atomi di carbonio adiacenti sono obbligati a mettere in comune due elettroni, formando così un doppio legame. Allora, ecco cosa vuol dire acido grasso insaturo. Vuol dire un acido grasso in cui è stato portato via, sono stati portati via degli atomi di idrogeno, per cui questo acido grasso è stato obbligato a creare questi doppi legami. Quello che voglio che voi comprendiate, perché sembrano banalità, ma sono concetti che diventano via via sempre più importanti quando noi decidiamo cosa fare con i nostri pazienti, è che un acido grasso monoinsaturo, come potrebbe essere il palmitico di cui vi ho parlato prima, è un acido grasso dritto, in cui la catena è dritta, è lineare,
c'è questa famosa testa che noi conosciamo, che è idrofila, e una coda che è idrofoba, ma la molecola dell'acido grasso saturo è lineare. Questo poi significa delle cose importantissime, che adesso non sto lì a dirvi, ma il perché poi si mettono insieme queste molecole, creando la parete cellulare in sé, le forze che mantengono unite queste catene di acidi grassi. Comunque adesso ci interessa sapere che l'acido grasso saturo è lineare. L'acido grasso invece non saturo, ma per esempio monoinsaturo, come l'acido oleico, vedete che comincia con questo doppio legame a curvarsi, cioè non è più una molecola diritta, è una molecola storta. Questo, che sembra una banalità assoluta, è una delle cose che hanno reso possibile la vita sulla Terra. È un concetto fondamentale per la vita. Quindi è come se noi non abbiamo abbastanza di questi acidi grassi così storti, la nostra radio non funzionerà mai bene. Ve lo ripeto, che sembrano banalità. Se noi non abbiamo abbastanza di questi acidi grassi storti, insaturi o poliinsaturi, la nostra radio non funzionerà mai bene. Voglio dirvi una parola sul significato di questa terminologia. Isomeri cis e trans. Cosa vuol dire isomeri cis e trans? Vuol dire che noi siamo capaci di produrre queste cose nel nostro corpo. Gli acidi grassi nascono tutti di per sé sotto la forma trans, cioè che vuol dire che praticamente i due atomi di idrogeno che vengono messi in comune si trovano tutti e due dalla stessa parte della molecola, creando questa situazione di, nasciamo trans, vuol dire che i due atomi di idrogeno vengono messi uno da una parte e uno dall'altra della nostra molecola, dando questo aspetto di linearità. Con la richiesta di energia metabolica non riusciamo a trasformare questi acidi grassi in acidi grassi cis. E l'acido grasso cis invece noi portiamo l'atomo di idrogeno che è controlaterale, lo portiamo dalla stessa parte, creando questa situazione di non linearità della catena idrogeno-carbonata dell'acido grasso. Quindi la differenza, che sembra banale ma è importantissima, fra acido grasso trans, che è un acido grasso lineare come quello saturo, e quello cis, è che l'acido grasso in forma cis è un acido grasso che ha perso la linearità. Anche questo è un concetto fondamentale per la vita. Per esempio, questo perché ve lo dico? Perché se voi prendete l'acido oleico, cioè l'olio di oliva o qualsiasi tipo di olio per cucinare, magari per cucinare le patatine, voi trasformate l'acido oleico con il calore in un acido grasso trans, che è l'acido elaidico di cui vi ho parlato prima, che è un veleno potentissimo. Se questo acido grasso monoinsaturo, che è l'acido oleico, che sarebbe benefico per noi, lo idrogeniamo, come succede tantissime altre volte, di nuovo lo trasformiamo in un acido grasso trans, che è un acido grasso lineare, che è uguale a un acido grasso saturo, che andrà a rigidificare le nostre membrane, a rendere impossibile i contatti fra le varie cellule. Cosa vuol dire? Gli acidi grassi insaturi, cosa significa omega 3, omega 6, omega 9? Significa che a partire dall'ultimo atomo di carbonio della catena, che è quello in fondo nella parte metilica, a partire dall'ultimo atomo di carbonio, contando, risalendo, dove troviamo il doppio legame, quello caratterizza il tipo di acido grasso che noi troviamo. Se per esempio partiamo dall'ultimo carbonio e risaliamo, facciamo 1, 2, 3 e li troviamo un doppio legame, quello sarà un omega 3 e viceversa, andando avanti. Voglio parlarvi di una cosa importantissima che in S-Dry salterà fuori se volete capire un po' la lipidomica. Allora, voi vedete che a partire dai precursori che noi dobbiamo per forza assumere perché non siamo capaci noi di produrli, il precursore sono l'acido linolenico per gli omega 6 e l'alfa linolenico per gli omega 3, a partire da questi precursori qua, noi abbiamo un sistema enzimatico del nostro corpo che trasforma questi precursori negli acidi grassi che a noi interessano di più, e cioè per quanto riguarda la famiglia degli omega 6, l'acido arachidonico e l'omo gamma linolenico, e per quanto riguarda gli omega 3 invece
l'eicosapentaenoico e il docosaesaenoico. Questo sistema enzimatico deve funzionare bene, perché se non funziona bene noi non saremo capaci di sviluppare abbastanza questa catena di acidi grassi e di produrre abbastanza acidi grassi per garantire la nostra salute, la salute delle nostre cellule, la salute delle nostre membrane cellulari, la salute della nostra vita. Quali, qui vi dico così velocemente, en passant, perché non ci si può fermare perché il tempo vola purtroppo, vi dico le cose che possono aiutare a favorire questi tipi di enzimi, soprattutto la delta 6 desaturasi, che è l'enzima limite, quello limitante, quello che se non funziona bene, questo enzima qua non ce n'è, non ce n'è per nessuno. Quindi potete capire bene che avere dei buoni tassi di magnesio, di zinco, di vitamina B6, di B3, di vitamina A, di vitamina C, di vitamina E, di melatonina, tutte queste cose aiutano. Ma ci sono un sacco di situazioni che invece compromettono il buon lavoro, il buon funzionamento di questo enzima. E per noi sapere che c'era delta 6 desaturasi è, capisco che uno può sembrare una cosa quasi nozionistica, ma invece non lo è. Perché delta 6 desaturasi vuol dire capire se funzionano bene tutte quelle cose che poi sono elencate sotto, perché senza il buon funzionamento di questo sistema enzimatico noi non possiamo pensare di produrre la vera salute. Quindi se c'è un colesterolo troppo alto, troppi acidi grassi saturi, come vi dicevo prima, troppi acidi grassi trans, troppi acidi grassi monoinsaturi, l'iperglicemia, quindi il diabete, quindi la resistenza all'insulina, quindi certi farmaci che si prendono, certe infezioni, lo stress, il tabagismo, l'obesità, insomma tutte queste cose che voi vedete elencate, sono quelle che noi dobbiamo cercare di prendere in considerazione quando vogliamo gestire i processi infiammatori di chi ci sta davanti, di chi chiede il nostro aiuto. Con questa diapositiva vorrei parlarvi brevissimamente di un altro aspetto che è fondamentale degli acidi grassi. La temperatura di fusione. Uno dice che cosa me ne frega a me della temperatura di fusione, però sono concetti che ci aiutano a capire perché queste cose sono importanti, secondo me, naturalmente. Allora, se noi prendiamo l'acido stearico, che è un acido grasso saturo presente nelle nostre membrane cellulari, 18 atomi di carbonio, lui ha una temperatura di fusione di circa 69 gradi. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che lui a 68 gradi è solido e a 69 comincia a diventare fluido. Ok? Se questo acido grasso gli mettiamo due doppi legami, lo trasformiamo nel precursore degli omega 3, cioè nell'acido alfa linolenico. La sua temperatura di fusione crolla da più 69 a meno 11 gradi. Questo tradotto in pratica cosa vuol dire? Per noi sembrerebbe quasi niente, perché noi non siamo gente che va, cioè il nostro organismo non passa da 69 a meno 11 gradi, perché siamo omeotermi. Questo si trasforma in un concetto di fluidità. Più abbiamo acidi grassi che hanno una bassa temperatura di fusione e più le nostre membrane cellulari sono fluide. Più le membrane cellulari sono fluide, più c'è comunicazione, più c'è vita. L'elasticità è un altro aspetto fondamentale, perché più noi abbiamo acidi grassi elastici, rifacendoci quello che abbiamo detto prima, più abbiamo la possibilità di comunicare. Perché voi lo sapete, come ci hanno detto stamattina, ripetuto fino alla noia, che noi siamo delle antenne, che dobbiamo ricevere informazioni dall'esterno, che noi leggiamo quello che ci arriva attraverso le antenne che abbiamo sulle nostre membrane cellulari. Se queste antenne non sono abbastanza elastiche, non possono muoversi come si deve, noi perdiamo un sacco di informazioni che ci arrivano dall'esterno. Gli acidi grassi, come dicevo prima, sono molecole pleiotrofiche, non ci interessano in questo momento qua, ma noi interessano gli acidi grassi in questo caso perché sono i precursori di quella famosa famiglia di acidi grassi ossidati di cui vi parlavo prima, che entrano in gioco nei processi infiammatori, i famosi eicosanoidi. Quindi ricordatevi questa parola, perché è una parola che rende conto del fatto che chi sta davanti a noi
presume che noi sappiamo cosa sono gli eicosanoidi, perché si fida di noi. Perché chi sta davanti a noi non gliene frega niente se noi conosciamo cosa c'è di bello ad Acapulco. Chi sta davanti a noi, credo, faccia conto del fatto che noi sappiamo cosa sono, per esempio, gli eicosanoidi e cosa servono, a cosa sono gli acidi grassi e perché è importante capire, perché questi sono importanti per la nostra salute. Allora, vado, cerco di andare veloce, ma di lasciarvi più che posso il concetto di questi nomi, perché sono quelle che poi ci permettono di trarre delle conseguenze. Allora, gli acidi grassi di membrana sono i precursori delle prostaglandine, dei trombossani, delle prostaciclini, dei leucotrieni. E queste sostanze qua si riassumono in una parola sola che si chiama eicosanoidi. Ok? Sono lo stadio in cui la nostra cellula mette in moto il processo infiammatorio. Ogni volta che noi andiamo incontro ad un insulto esterno, come vi dicevo prima, che si tratti di un batterio, di un virus, di un trauma, di uno stress, di una malattia autoimmune, di una malattia infiammatoria allergica, noi mettiamo in campo lo stesso processo metabolico, lo stesso meccanismo metabolico, che significa che esiste un enzima nel nostro citosol, che è la fosfolipasi A2, che come una cariola, quando è stimolata, entra nella membrana cellulare, carica quello che trova e lo riporta fuori nel citosol. Riportato il contenuto della cariola nel citosol, entrano in campo due altri sistemi enzimatici, la ciclossigenasi e la lipossigenasi. Quindi ricordatevi, la fosfolipasi A2 entra nella, stimolata da quegli insulti di cui parlavamo prima, entra nella membrana cellulare, porta fuori quello che trova e questo viene preso in carico da due sistemi enzimatici, la ciclossigenasi e la lipossigenasi. Allora, gli eicosanoidi, di cui parlavamo prima, le prostaglandine, gli eicotrieni, i trombossani, vengono sintetizzati esclusivamente a partire da tre importantissimi acidi grassi che la cariola ha trovato nella membrana cellulare e che sono l'EPA, eicosa pentaenoico, il DGLA, o di omo gamma linolenico, e l'acido arachidonico. Questi tre acidi grassi sono quelli che gestiranno poi il proseguimento del processo infiammatorio. Voi capite che in base alle percentuali che troveremo di questi acidi grassi, noi avremo un certo tipo di processo infiammatorio a venire. A cosa servono normalmente gli eicosanoidi? Perché uno può dire, ma a me cosa me ne frega di queste sostanze? Questi eicosanoidi normalmente, al di là dei processi infiammatori, servono a proteggere le mucose intestinali, la mucosa gastrica, e a proteggere la mucosa intestinale favorendo la non comparsa della leaky gut, favorendo la maturazione di quella famosa struttura che si chiama giunzione stretta fra i vili intestinali, fra le cellule dei vili intestinali. Quindi vedete che hanno una funzione molto importante questi eicosanoidi, normalmente, di base, al di là dei processi infiammatori. Regolano l'emostasi, quindi sono proaggreganti piastrinici, perché favoriscono l'emostasi, appunto, e regolano anche la portata sanguigna renale e la regolazione elettrolitica. E poi possono entrare di conseguenza anche in campo nella regolazione dei processi infiammatori. Vedete che il sistema delle ciclossigenasi è doppio. Ci sono le ciclossigenasi COX-1, ciclossigenasi 1 e ciclossigenasi 2. Vedete come le ciclossigenasi 1 sono quelle che noi chiamiamo costituzionalmente espresse, ce le abbiamo sempre, sono quelle che fanno quel lavoro che abbiamo detto prima, di cui abbiamo visto prima sopra. Le ciclossigenasi della serie 2 invece sono quelle che sono induttibili dai processi infiammatori e sono quelle che produrranno
tutta quella serie poi di prostaglandine, di prostacicline, di trombossani della famosa serie 2, che sono quelle che favoriscono il proseguire del processo infiammatorio. Qui voglio dirvi una cosa semplice, molto semplice. Prima vi ho parlato che c'è un enzima particolare che è la fosfolipasi A2 che quando stimolata entra nella membrana cellulare e porta fuori quello che trova. Voi dovete sapere che questo fosfolipasi A2 è l'enzima che viene bloccato da un farmaco che tutti voi conoscete e che è il cortisone. Quindi adesso capite perché queste cose sono importanti. Questo cortisone attraverso, non direttamente, ma attraverso la lipocortina va ad inibire quella che è la fosfolipasi A2. Quindi capite perché noi quando prendiamo il cortisone poi blocchiamo i processi infiammatori? Le COX-1 e le COX-2 invece sono quelle che noi blocchiamo non con il cortisone, ma con tutti gli FANS, tutti i farmaci antinfiammatori che noi conosciamo. Questi FANS di solito sono tutti aspecifici, cioè bloccano sia la COX-1 che la COX-2. Ci sono anche dei anti-COX-2 ormai selettivi, voi lo sapete benissimo, però questi anti-COX-2 non sono, non hanno mancato di provocare grossi problemi a livello metabolico, soprattutto a livello cardiaco, per cui bisogna stare attenti a darceli. Comunque normalmente un FANS, un antinfiammatorio normale che colpisce le COX-1 e le COX-2, non fa differenza fra COX-1 e COX-2, blocca tutti e due. Per cui tu bloccando le COX-1 cosa vai a fare? Vai a interdire quei processi che avevamo detto prima, quindi protezione della mucosa gastrica, favorire l'emostasi, un'azione sulla funzionalità renale e sull'equilibrio elettrochimico. Quindi capite che possiamo regolare un momentino l'infiammazione, ma andiamo a creare dei problemi da altre parti. Questo per dirvi che l'intensità evidente della reazione infiammatoria è controllata dalle prostaglandine degli ecotrieni. E come vedete che questa diapositiva voglio cercare di dirvi soltanto questo, che dalla catena degli omega 3, che ha come acido grasso più, degli omega 6, che ha come acido grasso più importante l'arachidonico, attraverso la ciclossigenasi e anche la lipossigenasi, noi andiamo a produrre una serie di sostanze pro-infiammatorie, che sono quelli delle prostacicline, dei trombossani, delle prostaglandine della serie 2. Mentre per quanto riguarda gli omega 3, sempre attraverso le stesse catene enzimatiche, ma soprattutto attraverso la famiglia delle lipossigenasi, noi andiamo a produrre degli trombossani, delle prostaglandine, delle prostacicline della serie 3, che sono invece antinfiammatorie. Quindi di base omega 6 acido arachidonico pro infiammazione, dai infiammazione, vai avanti infiammazione, continua infiammazione, arachidonico uguale infiammazione. Dall'altra parte omega 3 soprattutto e cosa pentenoico vuol dire prostaglandine, prostacicline, trombosane della serie 3, quindi antinfiammazione, blocco dell'infiammazione, come vedremo poi ancora andando avanti un attimo. Tutte le fasi dell'infiammazione possono essere gestite da questo sistema metabolico. E parliamo un attimino adesso di perché poi ci si è chiesto, ma una volta che il processo infiammatorio è stato iniziato, come fa a fermarsi? Chi gli dice di fermarsi? Perché se questo non succedesse sarebbe un disastro. Voi vi rendete conto che le cose continuerebbero ad andare in una certa direzione. Prima non si sapeva bene cosa fosse, poi si è capito. Si è capito che invece dagli acidi grassi dipende anche un sistema di controllo e di stoppaggio dell'infiammazione. Questo sistema prevede la produzione di quelli che vengono chiamati ormai, questi acidi grassi ossidati vengono chiamati lipossine, resolvine e neuroprotettine. La resolvina, la più importante di tutte. Le resolvine vengono sintetizzate partendo dagli omega 3 tramite enzimi cellulari e sono potenti agenti contro l'infiammazione. La principale è stata denominata resolvina 1. Vi basta questo a capire quanto sia importante quello che stiamo dicendo, no? Quindi non dobbiamo cercare di favorire la presenza di queste sostanze qua, perché sono quelle che possono assolutamente riuscire a risolvere un sacco di problema nostro e dei nostri pazienti. Ok?
Andiamo avanti ancora perché sennò non ce la facciamo. Allora, l'ipossina, il risolvine nella prostatina sono considerati i terminator dell'infiammazione, perché dicono basta infiammazione, adesso stop, adesso finiamola. Il bello è che questo processo, quando noi iniziamo l'infiammazione, già viene messo in conto. È un sistema molto complicato, ma già all'inizio di un processo infiammatorio il nostro organismo, il nostro metabolismo riesce e prevede il fatto che questa infiammazione debba terminare. La resolvina E1 è un antinfiammatorio potente derivato dall'acido eicosapentaenoico, lo vedete anche voi, no? E questo altro concetto che vi dico, importante, perché questo vi permette poi di tradurre in pratica quello che noi stiamo dicendo adesso. Sul sito infiammatorio, un farmaco che tutti voi conoscete, tutti noi conosciamo, che è l'aspirina, stimola la conversione di EPA, voi sapete cos'è adesso a questo punto, in resolvina E1. E non vi devo dire altro, non faccio la pubblicità all'aspirina, vi sto dicendo come noi possiamo, un ulteriore strumento che abbiamo a disposizione per riuscire a riequilibrare i processi infiammatori. E adesso, siccome il tempo vola, passiamo un po' a un altro aspetto del processo infiammatorio. Vi ho detto prima che il macrofago diventa veramente un... Parlavamo di cellule di Kupffer, nella leaky gut. Cioè questo macrofago che si accorge che c'è qualcosa che non va, scatena l'inferno. Per cui il macrofago veramente è una delle cellule che più di tutte le altre nel nostro corpo gestiscono i processi infiammatori. Non solo il macrofago, anche le piastrine, anche le cellule endoteliali, anche le cellule cromaffini, le mast cell, anche gli epatocite come abbiamo visto prima, no? Perché anche quelli poi a un certo punto smettono di fare quello che dovrebbero fare e si mettono entrano in guerra insieme alle altre cellule. Qui questa diapositiva la faccio vedere perché a volte, non so, chi di voi magari ha anche un occhio di riguardo per l'estetica delle persone. Io ho passato una vita a fare, sempre fatto, lo sapete, il chirurgo plastico, adesso faccio ancora medicina estetica, ma se noi non conosciamo questi concetti di fondo, cioè che con l'infiammazione calano queste robe qua, l'elastina, l'acido ialuronico, i proteoglicani, gli paransolfati, ragazzi, se non riusciamo a renderti conto di queste cose qua, abbiamo di che parlare, di che chiacchierare, ma non andremo mai a cercare di mettere veramente un freno anche ai processi di degenerazione e di invecchiamento. Quindi se vogliamo fare dell'anti-aging serio, dobbiamo cercare di gestire per quanto possibile i processi infiammatori. Con l'infiammazione cosa succede? Aumentano l'ipossia e l'aggregazione. Io mi fermo a dirvi l'importanza di sia dell'uno che dell'altro, ma l'ipossia, Giorgio, ci faccio una testa così, ormai lo sappiamo che l'ipossia è fonte di guai all'infinito. L'aggregazione è un'altra conseguenza, perché se le proteine vengono glicate non possono più fare il loro lavoro che dovrebbero fare normalmente e quindi diventa veramente un grosso problema. Se mettiamo che le proteine che dovrebbero essere, non so, le ambulanze che trasportano i feriti in una guerra, voi le bloccate e gli bucate le gomme, questo qui non trasportano più nessuno, d'accordo? Con l'infiammazione cosa succede? Diminuiscono il testosterone, gli ormoni tiroidei, aumenta la resistenza all'insulina, ma sono tutti concetti che sappiamo. Ormai sappiamo che è così, quindi controllare, gestire, comprendere, capire l'infiammazione vuol dire andare ad agire poi in maniera incredibilmente vasta su una serie di altre problematiche. L'infiammazione porta ad obesità viscerale e a steatosi epatica, anche qui naturalmente perché l'infiammazione c'è la leaky gut e di conseguenza ci siamo, arriviamo lì velocissimamente. L'infiammazione aumenta i radicali liberi, che scoperta. È talmente evidente che ormai lo sanno anche i sassi. Il bersaglio dell'infiammazione diventa il globulo rosso. Il globulo rosso non riesce più a ricevere il glucosio, non riesce più soprattutto a rilasciare l'ossigeno e a deformarsi. La deformazione del globulo rosso è fondamentale. E voi dovete credermi, perché io mi ricordo che quando 25 anni fa con degli altri colleghi cercammo di comprendere un po' la possibile validità della terapia magnetica. Ci recammo a Baden-Baden, in Germania, vicino a
a Francoforte, e lì, per dimostrarci quanto questa terapia potesse essere valida, venne proposto di fare un prelievo di sangue a noi e di analizzare i nostri globuli rossi con un microscopio in campo oscuro. E lì, credetemi, è incredibile vedere come, analizzando al microscopio i nostri globuli rossi, specialmente se uno è infiammato, si fuma, voi vedete questi globuli rossi che sono impilati, come impilare una fila di monete da un euro. E quindi questi globuli rossi impilati, immaginate che quando arrivano in un vaso un pochettino più piccolo non riescono più a passare. Dopo 8 minuti di terapia magnetica, rifacevate il prelievo e si andava di nuovo a vedere come era la disposizione dei globuli rossi nel nostro organismo. E si vedeva che queste pile non c'erano più. Tutti i globuli rossi erano staccati, erano liberi di muoversi, ognuno come gli pareva. Già questo era un fatto che deponeva in maniera incredibile sul fatto che delle onde elettromagnetiche, un campo elettromagnetico, possa andare ad agire in maniera positiva su quello che è, per esempio, il fatto che i globuli rossi possano non solo deformarsi, ma anche non impilarsi uno sopra l'altro. Allora, normalmente il globulo rosso rilascia, voi lo sapete, l'ormone tiroideo, il T3, il testosterone, l'ATP, la carnitina e la vitamina C. L'ATP che non si trova è escreto dai globuli rossi, è vasodilatatore, antinfiammatorio e antiaggregante piastrino, quindi ha un'importanza molto importante per la nostra vita. La vitamina C entra in campo in questo caso qua, no? La vitamina C è capace di ridurre l'infiammazione. Perché è capace di ridurre l'infiammazione? Perché aumenta la deformabilità del globulo rosso, aumentando in esso la presenza di glutatione. Se il globulo rosso si deforma, voi capite che quando arriva, perché il globulo rosso deve avere questa capacità di deformarsi, perché altrimenti quando arriva nei capillari più piccoli, il globulo rosso non riesce a passare. Non sono concetti banali, sono concetti molto importanti questi. Quindi noi quando parliamo di vitamina C, parliamo anche di migliorare il microcircolo di una persona. Quindi andiamo a fargli veramente del bene sotto aspetti che non neanche magari potremmo prendere in considerazione se non conoscessimo questa realtà. La vitamina C contrasta l'infiammazione perché spegne il macrofago. Va su dal macrofago e gli dice basta, tu smettila di stare in guerra, di dare allarmi. E come fa a spegnere il macrofago? Va a legarsi ad un recettore di membrana che è il GABA receptor. Che è un recettore importantissimo questo GABA, non solo a livello del macrofago, per esempio a livello cerebrale. Voi capite bene che questo recettore deve funzionare come si deve, se non funzionerà mai come si deve se la nostra membrana cellulare, per esempio, è ricca di acidi grassi saturi o acidi grassi trans. Adesso credo che abbiate capito il perché. L'ipossia blocca la pompa sodio-potassio. Voi sapete cosa serve la pompa sodio-potassio. Se questa pompa non funziona bene, addio potenziale di membrana, addio rilassamento, addio comunicazione tra le cellule. Quindi veramente andiamo a creare dei problemi che alla lunga non potranno che essere drammatici. L'ipossia provoca la produzione di HIF, questi fattori angiogenetici, quindi che provocano aterosclerosi a più non posso. Quindi voi capite che siamo partiti dalla necessità di gestire i processi infiammatori e andiamo ad agire su vari comparti del nostro corpo. Siamo arrivati dall'infiammazione alla placca ateromasica, quindi parliamo di tutto il nostro organismo. Gli enzimi che proteggono il DNA, queste TET, sono inibiti dalla ipossia. Queste TET sono enzimi metilanti che proteggono il nostro DNA e che gli permettono di non esprimere geni che non dovrebbero essere espressi. Tutto questo è provocato dall'ipossia. Quindi controllare l'infiammazione vuol dire controllare l'ipossia, vuol dire controllare quella che è l'insorgenza delle malattie. Cos'è che ci può aiutare in questo caso? Ve lo butto lì perché poi il discorso sarebbe molto più lungo. Naturalmente il ferro e la vitamina C bloccano le HIF, per esempio la vitamina C e la vitamina A proteggono le TET. E lì adesso passiamo un po' a quello che è l'ultimo argomento. Spero di avere ancora un po' qualche momento per potervi parlare di questo aspetto qua, dell'equilibrio acido-base.
Perché ve ne parlo? Perché le abitudini alimentari sbagliate si associano allo sviluppo e direi anche alla progressione delle alterazioni metaboliche delle principali malattie non trasmissibili. Vi parlo per esempio delle malattie cardiovascolari, del cancro, delle malattie respiratorie croniche e del diabete. Allora, noi abbiamo capito che le diete acidificanti hanno assolutamente un impatto negativo sulla salute generale. Questo perché? Perché acidificazione vuol dire favorire i processi infiammatori. Ora, io vi dico la verità che capire qualcosa dell'equilibrio acido-base nel nostro corpo è veramente difficilissimo, perché entrano in campo una miriade di cose che noi normalmente non riusciamo a dominare, quantomeno non ci riesco io, anche perché il nostro compito, il mio compito, credo, ma non so anche per chi di voi può essere la stessa cosa, non è quello di fare il ricercatore, lo studioso, il professore universitario. Noi siamo praticoni, siamo gente che ogni giorno deve cercare di trasformare in cose concrete, in cose plausibili, le conoscenze che abbiamo acquisito nel tempo. E quindi quando si parla di equilibrio acido-base dobbiamo cercare di dare dei consigli che siano decenti ai nostri pazienti, non chiacchiere vuote senza un contenuto. E siccome poi c'è di mezzo in questo caso la proposizione di uno stile di alimentazione, di uno stile alimentare, dobbiamo cercare di capire almeno noi che l'alimentazione non può basarsi sulle diete, che non esiste la dieta. Che esiste la corretta alimentazione, quella che può dare una mano alla nostra salute. Che esiste poi, quando voi avete stabilito i principi di fondo, delle scelte personali, delle scelte comunitarie, delle scelte di ogni paese, ma che le regole fondamentali sono uguali per tutti. Che non si può enunciare l'importanza dell'equilibrio acido-basico e poi proporre delle diete che sono assolutamente campate per aria, che possono magari far dimagrire, ma che non hanno niente a che vedere con la salute, che possono essere di moda, ma che non hanno niente a che vedere con la salute un'altra volta. Io sono andato ancora anche a dei convegni in cui si cercava di capire, si parlava di equilibrio acido-base, e vi dico la verità che ne sono uscito non avendo capito niente, non avendo saputo assolutamente nulla di quello che dovevo fare per cercare di dare un senso e dare rendere conseguenziale queste mie conoscenze sul fatto di dover poi trasmettere a chi mi sta di fronte dei concetti, dei consigli, delle proposte, delle terapie valide. Allora, noi introduciamo il boccone e voi sapete che a livello digestivo lo stomaco si terne l'acido e il pancreas gli alcali. Ma queste robe che vengono secrete a livello del tubo digerente non influiscono poi assolutamente su quello che è l'equilibrio acido-basico generale del metabolismo. Ci sono però delle sostanze che noi introduciamo che sono sostanze che diventeranno precursori di acidi e che quindi acidificheranno il metabolismo, tenderanno ad abbassare il pH. Ok? È chiaro questo concetto? Ci sono dei componenti alimentari che rilasciano precursori acidi. Quali sono questi componenti alimentari? Sono quelli che contengono gli amminoacidi solforati come la cisteina, la metionina, la taurina e gli amminoacidi cationici come la lisina, l'arginina, l'istidina e in più il fosforo. Cioè queste sostanze qui sono sostanze che produrranno scorie acide. Ci sono invece degli altri componenti alimentari che rilasceranno precursori di alcali, quindi aumenteranno il pH, favoriranno una basificazione del metabolismo. Queste sostanze sono i sali di potassio, di magnesio e di calcio. Ok? Avrete sentito parlare ancora di PRAL. Il PRAL praticamente rappresenta la quantità di alcali e di acidi prodotta in base al profilo nutrizionale della dieta e viene chiamata appunto carico acido potenziale renale, PRAL, a cui è incorporata però la quantità di acidi organici sintetizzati endogenicamente, cioè tutto l'insieme degli acidi che noi introduciamo e quelli che produciamo all'interno.
Detta questa cosa, voi sapete che ci sono degli alimenti che hanno un PRAL positivo e altri che hanno un PRAL negativo. Per esempio, se voi guardate la pasta di semola, guardate il PRAL che ha, 120 grammi, e guardate invece, non so, il PRAL che ha, non so, un bicchiere di vino rosso o un kiwi o quant'altro. Voi capite che le cose sono differenti. Da qui si comincia però a ragionare e capire cosa significa acidificare o basificare il nostro metabolismo. Il PRAL positivo, che va in quei valori che voi vedete in cima alla diapositiva, 50, 100, 1000 equivalenti al giorno, vuol dire sostanze che producono molte scorie acide. E sono, quali sono queste sostanze che possono avere un PRAL positivo? Sono le diete industrializzate, basso consumo di frutta e verdura, elevato consumo di prodotti di origine animale e cereali. Queste cose io vi invito calorosamente a stamparvele nella testa e invece di mettere su tutti i nostri quadri, dai nostri corsi che facciamo, mettiamo su queste cose qua di base che ci permetteranno poi di fare delle scelte che siano scelte, secondo me, consapevoli. Allora, abbiamo parlato prima di certi tipi di acidi, di aminoacidi che possono, di sostanze che possono produrre scorie acide. E abbiamo parlato, per esempio, di aminoacidi cationici come la lisina, l'arginina e l'istidina. Questi producono alla fine del loro metabolismo acido cloridico. Acido cloridico, naturalmente, voi lo capite bene, che non è qualcosa che basifica, ma qualcosa che acidifica, naturalmente. Quindi questi aminoacidi cationici producono acido cloridico. Gli aminoacidi invece solforati, come la cisteina, la metionina, l'istidina, cosa producono? Producono acido solforico. Anche acido solforico è un elemento basificante. Allora, in definitiva, gli alimenti di origine animale, come carne, pesce e formaggi, sono ricchi di questi aminoacidi e sono i principali determinanti del carico acido della dieta. Ok? Questo, secondo me, è tradurre in pratica i concetti astrusi, difficili della regolazione dell'equilibrio acido-base. Ed è quello che ci permetterà, tramite il nostro strumento che abbiamo fra le mani, che è S-Drive, di capire cosa, come agire, come cercare di andare a fare qualcosa che sia positivo per il paziente che ci sta di fronte. Le proteine animali, oltre agli aminoacidi solforati, gli aminoacidi cationici, contengono anche molto fosforo. Quindi aumentano il PRAL. Il latte sembra di no. Perché? Perché il latte contiene molto fosforo, ma anche molto calcio. Questo però non basta a risolvere il problema. Allora, vi dico qualcosa del glutammato. Anche le proteine vegetali contengono fosforo, ma le proteine vegetali sono generalmente molto ricche di glutammato. Il glutammato cosa fa? Per essere metabolizzato richiede l'uso di ioni idrogeno. E quindi, consumando ioni idrogeno, ha un effetto neutro sul carico acido. D'accordo? Quindi, ecco perché uno dei motivi per cui le proteine vegetali sono da considerarsi non acidificanti è perché contengono il glutammato, che consuma ioni idrogeno. La frutta e la verdura hanno un PRAL negativo, quindi sono considerati la più grande fonte tampone nella dieta, grazie al loro contenuto di potassio. E lo ripeto, la frutta e la verdura hanno un PRAL negativo, e sono, perché contengono il potassio, e sono la più grande fonte tampone nella nostra dieta. Ok? Aiutano l'elettroneutralità. Perché? Perché il potassio viene scambiato con ioni idrogeno a livello del tubulo restale di Stahl del nefrone. Perché? Perché l'organismo tende a recuperare il potassio ed espellere gli ioni idrogeno. D'accordo? Quindi frutta e verdura. Il metabolismo del sale di potassio che è contenuto nella frutta e nella verdura, tra cui il citrato e malato, ricordatevelo. Ecco perché il citrato, cioè le limonate, fanno bene, per esempio, per i reni e non so, certi tipi di tè, porta al consumo di ioni idrogeno e di conseguenza un effetto alcalinizzante. Questo vi,
cerca di spiegargli perché certe cose possono fare agire in un certo modo piuttosto che agire in un altro modo. E perché queste cose hanno un impatto positivo oppure non positivo sulla nostra salute, perché vale la pena, è utile, perché bisogna consigliare ai nostri pazienti certi tipi di alimenti rispetto ad altri, non per la moda, non per farli dimagrire e basta, ma perché cerchiamo di fare il bene dei nostri pazienti. Attenzione che il potassio, quando voi cucinate a temperature alte, soprattutto viene molto ridotto. Vi dico qualcosa anche dell'ossalato, che è presente in molti cibi, anche cibi di origine vegetale. Questo ossalato, voi vedete che per essere metabolizzato impedisce che poi vengano metabolizzati i sali di potassio, per cui ha, diciamo così, un effetto più che altro forse acidificante, perché produce anche acido ossalico. E lo salato è contenuto anche in certi cibi di origine vegetale. Quindi, quando noi diciamo a una persona di cercare di costruirsi una dieta che sia alcalinizzante, non possiamo consigliare di mangiare tante barbabietole, tanti spinaci, tante bietole, tante more, ciliegie, uva, lamponi, perché questi contengono molto salato. Chiaro il concetto? Quindi hanno semmai un effetto neutro, ma non un effetto alcalinizzante. Allora, noi perché diciamo che è importante avere una dieta che sia il più possibile alcalinizzante? Perché le evidenze che noi abbiamo finora ci dicono che c'è una relazione diretta tra carico acido e sviluppo di complicanze metaboliche, tra cui un aumento del catabolismo muscolare, che questo è provocato e favorito da una diminuzione della sensibilità all'insulina, e naturalmente diminuisce anche l'anabolismo muscolare. Se siamo resistenti all'insulina, diminuiamo l'anabolismo muscolare e aumentiamo il catabolismo muscolare. L'acidosi cosa fa? Produce anche da parte delle cellule immunitarie delle citochine infiammatorie, come l'interleuchina 1 e la caspase 1, che sono naturalmente le proteine delle citochine infiammatorie. Anche queste qua naturalmente mettono il corpo in condizione di entrare in un circuito cronico da cui difficilmente riusciamo a liberarci. La sarcopenia, voi vedete che sapete tutti quanti cos'è la sarcopenia, vero? E cioè questa perdita di massa muscolare che negli anziani diventa sempre più pericolosa, portando a situazioni di fragilità estrema. Questa sarcopenia è favorita da che cosa? Da quello di cui stiamo parlando fino adesso. Ma stessa cosa è il diabete di tipo 2. Perché? Perché ormai sappiamo che le diete che provocano acidità metabolica aumentano la produzione di cortisolo. Il cortisolo è quello che provoca l'insulino resistenza. E così con l'insulino resistenza noi andiamo dritti filati in bocca al diabete di tipo 2. Vi parlo un secondino molto velocemente della salute renale, no? Diete ad alto carico acido, adesso sapete cosa vuol dire, hanno un impatto negativo sulla salute dei reni, aumentano la filtrazione come un meccanismo di compensazione. Perché? Perché si cerca di eliminare più che possibile degli acidi, ma questo meccanismo di filtrazione eccessivo per eliminare acidi cosa fa? Favorisce lo sviluppo della fibrosi renale e anche dell'atrofia tubulare, cioè porta all'insufficienza renale. Ma non solo, la nefrolitiasi è un'altra conseguenza dell'acidosi. Perché è una conseguenza dell'acidosi? Perché per cercare di aumentare l'escrezione di fosforo e anche di calcio, perché sono legati insieme nelle urine, viene favorito il riassorbimento tubulare del citrato, e che il citrato, che voi sapete che è quello che contiene il potassio insieme al malato, lo dobbiamo recuperare per cercare di espellere più tanti acidi, ma questa situazione qua provoca alla lunga un abbassamento del pH urinario
e questo abbassamento del pH urinario provoca la formazione di complessi di calcio salato e di calcio fossato che sono là, la matrice della formazione dei calcoli urinari. Quindi voi vedete quante cose vengono prese in considerazione quando noi parliamo di una cosa che sembrava tutto un processo biochimico strano che si forma nel nostro corpo e invece ha delle conseguenze pratiche, delle conseguenze di tipo patologico molto importanti. Allora, è importante misurare il pH urinario? Sì, è importante. Bisogna cercare di fare in modo che questo pH urinario non sia inferiore a 6, perché abbiamo visto che questo parametro, se è inferiore a 6, potrebbe portare con facilità in conto tutte quelle problematiche che abbiamo visto prima. La misurazione del pH urinario è abbastanza semplice, perché si può fare comunque con degli stick particolari e non richiede particolari cose importanti. Quindi lo si può fare anche molto velocemente. In definitiva, allora, nell'intervento alimentare, il consumo di proteine vegetali rispetto a quelli animali potrebbe fornirci dei benefici. Potrebbe, si dice, perché noi non siamo santoni, siamo degli scienziati. Cerchiamo di essere degli scienziati. Quindi, per esempio, usare latte o yogurt potrebbe contribuire a soddisfare le assunzioni di proteine senza impattare sul carico acido perché sono cibi neutri. Però attenzione che poi vi dico adesso due parole sul latte, molto velocemente. Un minore consumo di prodotti industriali con additivi e fosforo può aiutare a ridurre il carico acido attraverso la limitazione del consumo di bevande gassate. Queste cose lo sapete tutti quanti. Ecco perché queste cose non fanno bene. Ecco perché continuiamo a ripetere che l'alimentazione che abbiamo noi è sbagliata, per questi motivi qua. Quindi attenzione, non vogliamo essere talebani, ma dobbiamo sapere che questa è la direzione verso cui andare. Prendere un po' di bicarbonato fa sicuramente bene, i dosaggi sono 600 mg tre volte al giorno, ma non sto lì a consumare dell'acqua minerale, delle bibite addizionate con bicarbonato fa bene, abbiamo visto che potrebbe far bene, ma senza non occorrerebbe arrivare qui se noi cerchiamo di risolvere il problema a monte. Voglio dirvi adesso due parole sulla vitamina D di cui si è parlato anche in questo incontro fra di noi, perché varrebbe la pena di dire pochissimo, ma qualcosa che possa aiutarci a capire qualcosa di più. Allora, noi sappiamo che la vitamina D, quella attiva, è 1000 volte più attiva della vitamina D che noi troviamo invece immagazzinata nel nostro fegato, nel nostro grasso corporeo. Sopravvive poco, 6 o 8 ore. Allora, le nostre riserve invece durano per circa una ventina di giorni. 10 minuti di esposizione solare per 3 volte alla settimana potrebbero bastare per produrre sufficiente vitamina, ok? Quindi prima di andare a cercare chissà quali, ricordiamoci che c'è il sole fuori, che noi non siamo fatti per essere chiusi in prigione. La nostra vita dovrebbe essere fatta in maniera diversa. La vitamina D sappiamo perché è importante, perché naturalmente è fondamentale per la prevenzione del cancro, delle malattie autoimmuni e dell'osteoporosi. D'accordo. Allora, nell'emisfero boreale, che è quello nostro, si soffre maggiormente di diabete tipo 1, di sclerosi multipli, di artrite reumatoide, di osteoporosi, di cancro al seno, di cancro alla prostata, di cancro al colon. Perché? Perché l'esposizione solare è troppo bassa. Ok? E c'è poca produzione di vitamina D. L'ormone paratiroideo, di queste piccole ghiandole che abbiamo nella nostra tiroide, gestisce la quantità di vitamina D, di 1,25 di idrossicolecalciferolo, che deve essere presente in ogni momento e in ogni parte del corpo. Quindi l'importanza del paratormone. La vitamina D, allora, queste cose vorrei, adesso sto per finire, per cui cercherò di non dilungarmi, ma vorrei che vi restassero impresse, perché troppo spesso si sentono fesserie. Gli alimenti a base di proteine animali producono un calo significativo della vitamina D. Se no non si capirebbe perché nel nostro mondo, dove tutti ci abbuffiamo di tutto, la vitamina D non ce l'ha nessuno. O sono sbagliati i parametri, o c'è qualcosa che non quadra. Quindi cercate di capire queste frasi, perché fino a prova contraria, se qualcuno avrà delle prove contrarie, io sono il primo a recepirle, ma fino a prova contraria, gli alimenti a base di proteine animali producono un calo significativo di vitamina D. Le proteine animali creano un ambiente acido, adesso lo sapete il perché, no? E questo ambiente acido cosa fa? Impedisce all'enzima renale di sintetizzare l'1,25 idrossicolecalciferolo.
la vitamina D attiva. Ok? Vedete quanto è importante avere un equilibrio acido-basico buono. Il calcio. Anche qui, quando il calcio ematico aumenta, la vitamina D diminuisce e viceversa. Se noi consumiamo calcio a più non posso, riduciamo l'attività dell'enzima renale e di conseguenza i livelli di vitamina D. Quindi rendiamoci conto di queste cose qua. Non possiamo buffarci di formaggio e latte e quant'altro e poi dopo pensare di avere una vitamina D alta. Il latte vaccino è ricco sia di proteine che di calcio. Anche questo lo sapevamo, no? È stato dimostrato che il latte vaccino, ve lo ripeto, è stato dimostrato che il latte vaccino è associato alla sclerosi multipla e al diabete di tipo 1, indipendentemente dal consumo di pesce ricco di vitamina D. Chiaro il concetto? Queste cose qua dobbiamo prendere in considerazione quando noi cerchiamo di dare dei consigli. Non facciamo i dietologi, non facciamo dimagrire le persone per prendere lo stipendio. Cerchiamo di dire alle persone cosa sarebbe meglio fare per stare bene noi, i nostri figli, i nostri nipoti, se fosse possibile. L'IGF-1, il fattore di crescita insulino simile, che è una brutta bestia se non viene gestito come si deve. L'aumento del consumo di proteine animali incrementa la produzione di IGF-1. Fattore di crescita insulino simile e abbassa i livelli di vitamina D, come sappiamo. Quando i livelli di vitamina D sono bassi, l'IGF-1 diventa molto più attivo e questa condizione incrementa il rischio di cancro, perché il fattore di crescita va a far crescere tutte quante le cellule, naturalmente anche quelle che non dovrebbero. E io penso di aver finito. E di dovervi ringraziare. Oggi puoi sperimentare la nuova tecnologia S-Drive che si basa su questi principi. Puoi conoscere in soli 12 minuti quali fattori stanno condizionando la tua salute e il tuo benessere. Chiamalo 0187 17 80 859 oppure scrivi a info@epinutracell.it.